Se la storia dell'uomo fosse un libro di 1000 pagine, riusciremmo a capire bene gli spazi temporali. La scienza che studia l'uomo è l'antropologia, e il padre dell'antropologia è appunto il medico tedesco Blumenbach. E l'antropologia ovviamente ci permette di comprendere meglio la storia dell'uomo. Potremmo infatti vedere la storia con un occhio diverso se ci discostassimo dai classici libri di storia che studiamo a scuola. Essi infatti si concentrano molto sulle epoche recenti, dando un'idea distorta degli archi temporali. Homo sapiens, diciamo, si è speciato, alcuni dicono 300.000, altri dicono 250.000 anni fa, in Africa orientale, nella Great Rift Valley, la cosiddetta culla appunto dell'umanità, ma ha imparato a scrivere, per esempio, soltanto di recente, cioè tra 5-6 mila anni fa. Questo significa che una parte del 90% della nostra storia è stata dimenticata. Se la storia dell'uomo quindi fosse un libro di 1000 pagine, ogni pagina durerebbe 250 anni. La nostra epoca recente finirebbe proprio in ultima pagina, insieme ad eventi che oggi ci sembrano lontanissimi nel passato, come per esempio la rivoluzione francese. Però se andiamo a vedere nel globale tutta quella che è la storia dell'uomo, la rivoluzione francese è semplicemente un evento, diciamo, recentissimo. Infatti, per il 90% della nostra storia siamo stati cacciatori, raccoglitori, con un continuo timore e pericolo di morte, diciamo violenta, con una vita solitaria e anche breve. Se vi offrissero la possibilità di tentare la sorte e di catapultarvi in un periodo a caso della storia dell'uomo, avreste le seguenti possibilità di finire nell'epoca dei cacciatori e raccoglitori per un 96%. Il 99% di probabilità di finire in un anno in cui non era stata ancora inventata la corrente elettrica. Il 99,9% di probabilità di finire in un anno senza treni. Il 99,9% di probabilità di finire in un anno senza vaccini, chirurgia o antibiotici. L'80% di possibilità di finire in un'epoca senza TV, senza auto o senza elettrodomestici. E l'85% di probabilità di finire in un'epoca senza il PC. In più avreste due possibilità su tre di finire in un anno di guerra e il 94% di possibilità di finire in un anno senza social network. Quindi l'uomo, per tanto tempo, per il 90% della sua storia, è stato un cacciatore, raccoglitore, nomade, e chiaramente si è evoluto in quel tipo di ambiente ed è adattato a quel tipo di ambiente. Solo di recente siamo diventati sedentari e poi ipertecnologici e ipercivilizzati. È chiaro che i nostri corpi non hanno fatto in tempo ad adattarsi a questo tipo di condizione, perché per la stragrande maggioranza della nostra storia noi siamo stati dei selvaggi cacciatori, raccoglitori. Ed è qui che nasce proprio il discorso del fatto che ci siano adesso le cosiddette malattie da mismatch evolutivo, perché i nostri corpi e le nostre menti non hanno fatto in tempo, se vogliamo, ad adattarsi al mondo circostante, diciamo, che ci circonda, perché appunto l'evoluzione culturale e l'evoluzione tecnologica sono andate, diciamo, avanti troppo velocemente rispetto alla nostra evoluzione biologica. E questo spiega le epidemie di malocclusioni dentali, le epidemie di obesità, le epidemie di soggetti con malattie cardiovascolari, e potrei ovviamente continuare all'infinito. Se il video vi è piaciuto, lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale, condividete il video con altri utenti per far crescere sempre di più questa community e per renderla sempre più utile per tutti.